Diciamo che siamo in mano a una razza di politici che invece di occuparsi di capire cosa c'è da migliorare in Regione Lombardia, farla tornare a correre e in competizione con i principali paesi europei, si occupa di queste cose di bassissimo livello. Penso stiamo parlando di una frase vergognosa, antistorica. Io speravo che nel 2018 nessuno pensasse più certe cose o si mettesse addirittura a dirle, soprattutto se si tratta di candidati e di leader politici. Quindi stiamo davvero parlando di una cosa che è di una bassezza inimmaginabile e soprattutto non... veramente parliamo di razzismo allo stato puro. Per me un candidato della Regione Lombardia si deve occupare delle liste d'attesa che durano anni, non di colori della pelle e di razze, però sappiamo con che razza, proprio a parlare di razza, di politici abbiamo a che fare, la razza dei politici che si occupa di queste cose invece dei problemi delle persone e che è abituata a tenersi privilegi in barba a persone che hanno bisogno. Quindi noi chiediamo di tagliare gli stipendi, chiediamo di ridurre le liste d'attesa, di tagliare i ticket, mentre queste persone si occupano di queste cose, fanno queste sparate solo per andare agli onori delle cronache. Le parole decisamente hanno un peso, è difficile definirlo lapsus una cosa del genere. Se uno parla di razza bianca, parla di razza bianca, sappiamo benissimo che cosa comporta, non c'è spazio per dubbi, interpretazioni o lapsus. Quindi vuol dire che queste persone hanno in mente questo e oggi i lombardi hanno un'opportunità il 5 di marzo di non farsi più governare da queste persone che hanno queste idee che speravo rimanessero solo nei libri di storia, nelle brutte pagine dei libri di storia, invece che fanno parte ancora di candidati che vorrebbero governare una regione da 10 milioni di abitanti. I lombardi sicuramente si meritano di meglio.